Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. So benissimo ragazzi che nell'ultimo vlog che ho caricato vi avevo detto che probabilmente in questo prossimo periodo non me la sarei sentita insomma di caricare video. Però mi sono anche resa conto ragazzi che purtroppo dovendo stare chiusi in casa fondamentalmente il tempo magari si sarebbe fatto molto più largo, diciamo così, e quindi mi sono detta perché non riprendere a fare video regolarmente, a maggior ragione ragazzi perché molti di voi sicuramente non potendo andare a scuola o forse non potendo andare al lavoro staranno a casa e non sapendo cosa fare o comunque cercando diversi modi per impiegare il tempo, e quindi mi sono detta perché appunto non cercare anch'io di intrattenerli in qualche modo. Purtroppo ragazzi il ristorante dove io e Rodrigo lavoriamo per ora chiuderà, ovviamente ragazzi in mancanza di clientela, nonostante potrebbe rimanere aperto a pranzo comunque sicuramente non verrebbe mai nessuno, e quindi se non ci sono guadagni il ristorante, insomma i nostri datori di lavoro non possono permettersi di avere spese, e quindi per questo periodo chiuderà. Non sapremo fino a quando, quindi dovremo stare chiusi in casa fondamentalmente anche noi ragazzi in questi altri prossimi 20 giorni e più che ci aspettano. Quindi cerchiamo di stare tutti vicini anche attraverso YouTube e i social ragazzi. Per cui allora, che dire, ritorniamo su Doki Doki finalmente dopo tanto tempo. Stavamo ancora ragazzi seguendo la route dedicata a Sayori e ho visto che eravamo arrivati appunto qui. Le avevamo fatto leggere la nuova poesia, c'era rimasta male fondamentalmente perché ragazzi pensa di non meritare le nostre attenzioni, quindi c'ero rimasta di merda anche questa volta. Non credo siamo lontani dal finire appunto la route dedicata a Sayori, e mi sono andata a leggere ragazzi un articolo dove appunto spiegava nel dettaglio cosa fare per ottenere il good ending, per cui quando alla fine dichiareremo il nostro amore a Sayori, perché questo dovrà avvenire, dovremo assolutamente interrompere il gioco quando si arriva ragazzi al giorno del festival. Quindi appena si incomincia il giorno del festival bisogna ricominciare il gioco da capo e non bisogna assolutamente essere testimoni della morte di Sayori, per cui ovviamente queste cose ragazzi poi le vedremo più avanti. Per cui eravamo qui, dovevamo far leggere la poesia a un'altra delle ragazze o perlomeno a tutte e tre, per cui direi di riprendere da Natsuki, perché ci ricordiamo ragazzi che dopo aver finito la route di Sayori dovremo intraprendere la route dedicata a Natsuki. Sono molto impaziente per questo, perché mi avete detto che è molto interessante anche appunto la sua route. Lei come sempre non sarà contenta. Ah, ha detto che questa va bene. Oh my god, un miracolo. Va bene. Beh sì, quasi quanto quella di ieri. Capisco dove vuoi andare a parare, ma non è proprio il mio stile. Voglio dire, va bene comunque. Il solo fatto che tu ci stia almeno provando basta rendermi felice. Oh, che tenera. Beh, certo che ci sto provando. Scusa, è ovvio, non è dedicata a te, però sto provando a fare qualcosa di carino, no? Comunque, perché ti senti così coinvolta emotivamente dalle mie poesie? Non è una cosa positiva? Eh? No, che schifo. Non che mi importi, è solo che almeno una di noi deve assicurarsi che tu non batta la fiacca. Sul serio? Beh, e se facendo così tu finissi col farmi scappare a gamba elevate? Allora non lo faresti mai. Già, hai ragione, è divertente stare qui anche se devo sopportarti. Il gomito di Natsuki fa conoscenza con il mio stomaco. È pure violente, cioè mi picchia pure. Cioè penso adesso ovviamente se fa pure picchia, ma non ho capito che so io, il giullare del club. Oh, forse non mi dispiacerebbe farti fuggire dopo tutto. Stavo solo scherzando. Oh, lo so, non preoccuparti, anch'io. E quello tu lo chiami scherzare? Fa male, sai? Beh, magari lei lo trova divertente, credo sia quello il punto più o meno. Ovviamente, ragazzi, ci ricordiamo che anche con le altre ragazze si creano dialoghi nuovi. Infatti, se non sbaglio, questa cosa, ragazzi, dello stomaco, insomma, che mi tira una gomitata, la prima volta non l'abbiamo vista, che io ricordi. Dovrei fare attenzione a quello che dico quando sto con lei. Ad ogni modo, Natsuki
mi porge la sua poesia come se nulla fosse successo. Ok, sarò la tua spiaggia, è la stessa identica poesia che abbiamo letto la prima volta. Ecco, sentivo di star scrivendo solo cose negative, quindi per una volta ho voluto scrivere qualcosa che avesse un messaggio carino. Dopotutto, la spiaggia è magnifica, è dura riuscire a scrivere qualcosa di negativo sulla spiaggia. Quindi prima hai deciso di scrivere riguardo la spiaggia e solo dopo a quale messaggio trasmettere? Beh sì! È per via di ieri. Voglio dire, dopo che io e Yuri ci siamo rese conto che avevamo scritto più o meno la stessa cosa, lei ha proposto di scegliere un argomento in comune su cui scrivere. Ah, sarebbe proprio da lei. Farci scrivere sullo stesso argomento per poi cercare di stupirmi uscendosene con qualcosa di stravagante. Beh, non che mi importi, l'ho fatto comunque. Cioè, credo di aver finito per scrivere pure io qualcosa di metaforico. Ma di tanto in tanto va bene. Ma perché c'è ste staffa, tutti sti trip? Cioè, ti rendi conto che a me non me ne frega una mazza, insomma, di tutte ste cose? Questi viaggi che te stai a fare, cioè, non so. Comunque sia, è stato un ottimo modo per fare pratica. Benissimo, d'accordo. Yuri la odierà a morte, ragazzi. A che livelli arriveremo? Yuri non sembra molto entusiasta di passare il tempo con me. Immagino che sarà lei a venire da me se cambierà idea. Ma per il momento farei meglio lasciarla da sola. Azzo! Ah, direttamente così! Cioè, proprio sbam! Cioè, il tipo, ma non te voglio proprio guardare, non te voglio vedere, non t'avvicinare, mi fai schifo! Ta-da! Rimane la nostra carissima Monica. No, Monica! Ciao, giocherina. Hai scelto la poesia che vuoi recitare al festival? Beh... partecipare al club è una cosa, ma recitare davanti a un mucchio di persone. Devo pensarci su un altro po'. Ok, non c'è problema. Qualsiasi cosa tu scelga, sono sicura che andrà benissimo. Inoltre mi farebbe piacere vederti all'opera. Sì. Comunque, diamo un'occhiata alla poesia di oggi. Certo. Lascio che Monica prenda la poesia che avevo tra le mani. Che buffo. Che intendi dire? No, non mi riferisco a ciò che hai scritto. Eccala! Intendo dire che è buffo come le tue poesie e quelle di Sayori stiano diventando sempre più simili ogni giorno che passa. Mi stupisce che tu sia così in sincronia con lei. Te rode, te dà fastidio! No! In ogni caso, negli ultimi tempi state passando molto tempo insieme, o sbaglio? Ah, direi di sì. Anche se siamo praticamente cresciuti insieme, nell'ultimo anno non ci siamo visti molto. Ma da quando mi sono unito al club siamo tornati a passare molto tempo assieme e non glielo dire, oddio Gesù! Capisco. Il che mi ricorda che oggi Sayori è un po' strana. Quanto la odio, ragazzi. Oddio, quanto la posso odiare quando si fa ste uscite. Perché noi sappiamo adesso che lei sa. Adesso io so che lei sa. E quindi se già non la sopportavo prima, adesso non la sopporto ancora di più. Non ti posso vedere. Sei crudele. Sei schifosa. Fai schifo. Davvero? Ti ha detto qualcosa? Ah, beh... giocherina, non ci starei mica provando con lei, vero? E a te che cazzarola te ne dovrebbe fregare, Gesù? Certo che no, con lei mi comporto come ho sempre fatto. Va bene, chiedevo per sicurezza. So quanto ci tieni a lei. In più me lo dici con quel sorrisetto beffardo del cazzo? Ah? Come faccio a non detestarti? Accidenti, tu lo sai che le succederà qualcosa di brutto, lo sai! E ti beffi di lei, schifosa! Sarebbe terribile se le accadesse qualcosa di brutto, quindi vedi di tenerla d'occhio. Che stronza, ragazzi, non la posso attirare, posso leggere queste cose! Sayori è molto più allegra da quando sei entrato nel club. Mi chiedo cosa sarà mai successo. Beh, non importa. Non è il momento adatto per parlare di queste cose. Ad ogni modo, ora ti faccio leggere la mia poesia, d'accordo? D'accordo. La donna che sa tutto. Ok, sì, pure questa è la stessa identica poesia, ragazzi. Sai, sento che imparare e cercare risposte siano il genere di cose che danno significato alla vita. Non intendevo buttarla sul filosofico, ma è una cosa che avevo in testa, quindi mi andava di scriverla. Capisco. Non ci ho mai pensato su più di tanto. In un certo senso è quasi paradossale. Dopotutto, se avessimo tutte le risposte, il mondo non inizierebbe a perdere significato. Sai, ho notato una cosa. Ho la sensazione che voi del club preferiate scrivere di argomenti tristi piuttosto che di quelli felici. Ah, sorpreso? Voglio dire, se andasse tutto bene, non avremmo nulla da scrivere, dico bene.
Gli umani non sono creature bidimensionali. Penso che tu lo sappia meglio di chiunque altro, adesso questo l'ho capito. Ha voluto dire che gli esseri umani non sono creature in 2D, tipo loro. E dice, penso che tu lo sappia meglio di chiunque altro, riferendosi a me, cioè riferendosi al giocatore vero e proprio, che, perché noi siamo tridimensionali, ragazzi, noi viviamo nel mondo reale. Vedete adesso come si notano tutti questi piccoli dettagli? È incredibile, veramente, sto gioco continua a stupirmi. Intendi dire unidimensionali? Ah, sì, esatto. Ad ogni modo, ecco il consiglio del giorno di Monica. Ti vergogna l'idea di condividere i tuoi lavori con gli altri per paura che non siano all'altezza? Può essere davvero demotivante ricevere reazioni poco entusiaste su qualcosa in cui hai messo tanto impegno. Tuttavia, ti risulterà più semplice condividere i tuoi lavori se trovi altre persone a cui piace scrivere. Perché, invece di limitarsi a dire che ciò che hai scritto è buono, discreto o pessimo, si concentreranno di più sul contenuto e sulle cose in cui puoi migliorare. Così sarà più incoraggiante e ti sentirai motivato a diventare sempre più bravo. È un po' come avere un tuo piccolo club di letteratura, non trovi? E questo era il mio consiglio di oggi. Blim blom! Grazie per l'attenzione. Blim blom! Ok, voi tre, abbiamo finito di scambiarci le poesie, giusto? Perché non iniziamo a capire? Aspetta un attimo, è una mia impressione e ha appena detto qualcosa di strano. Eh? Sì, qualcosa mi sembrava diverso dal solito. Esatto. Non hai ripetuto il tuo tormentone quando ci hai chiamati? Tormentone? Non ho nessun tormentone. Accidenti, perché oggi c'è questa atmosfera così strana? Guarda, nemmeno Yuri è immune. Oh, non resta niente un tipico presagio che sta per accadere qualcosa di terribile. Questo nei tuoi libri, forse. Guarda, l'unica cosa diversa rispetto alle altre volte è che Sayori non c'è. Ah, sembra che tu abbia ragione. Oh, Sayori aiuta sempre ad alleggerire l'atmosfera, non trovate? È quasi come se fossimo un po' tutti scombussolati quando lei non è in giro. Dov'è che è scappata poi? Pensavo fosse semplicemente andata a fare pipì. Natsuki, un po' di contegno. Oh, ma per favore. Ah, in realtà non si sentiva molto bene, ne è andata via prima. Davvero? Spero stia bene, sul serio. Di tutte le volte in cui avresti potuto evitare di accompagnarla a casa, hai scelto proprio quella in cui non si sentiva bene. Alla faccia dei pincioncini, no, Dio pure che è un grandissimo coglione. Ah, no! Tanto per cominciare, smettila di fraintendere il mio rapporto con Sayori. In secondo luogo, oggi sembrava che mi stesse evitando, quindi non volevo forzarla. Che testa di cazzo. Oh, mi sarei mai aspettato quell'espressione curiosa proprio da Yuri. Calmatevi, ragazzi, le ho parlato prima, va tutto bene. Cosa ti ha detto? Comunque, dobbiamo finire il resto dei preparativi per il festival, quindi decidiamo i nostri compiti per il fine settimana. Ok, ragazzi, se non sbaglio, adesso dovremo scegliere con chi passare il fine settimana. E siccome ovviamente Sayori non c'è, quindi non c'è data la possibilità di passarlo con lei, dobbiamo scegliere Natsuki. Io so già cosa fare, giusto? Natsuki preparerà i cupcake, ma ce ne serviranno tanti e di gusti differenti. Sicuro di potercela fare da sola, Natsuki? Sfida accettata. Invece, per quanto mi riguarda, io stamperò e metterò insieme tutti gli opuscoli delle poesie. E Sayori mi aiuterà nella progettazione. Per quanto riguarda Yuri, invece... Yuri, tu puoi... Ragazzi, potresti aiutarmi a cercare qualcosa da fare per Yuri? Io... sono inutile. No, non è assolutamente così. Sei la persona più ricca di talento tra noi, anche se ti odio, ti vorrei vedere morta, muori. Ora pure Natsuki ha messo il broncio. Diamine, persino io me ne sono accorto. Beh, penso di non avere mai dato il giusto merito a Sayori, ma noto che le cose si fanno più difficili quando lei non c'è. Ah, può darsi sia così. Ma se non riuscirò a essere una leader con le mie sole forze, non riuscirò mai a crescere come persona. Quindi, Yuri, hai una bellissima grafia, lo sai? Perciò dovresti preparare degli striscioni e delle decorazioni per aiutarci a creare l'atmosfera adatta. Atmosfera? A proposito, io adoro l'atmosfera. L'espressione di Yuri cambia all'improvviso, mentre fissa concentrato il suo banco inizia ad annuire a se stessa. Vedo che la tua mente è già in subbuglio. Fantastico, sarai di grande aiuto, Yuri. Ad ogni modo, l'unico rimasto sei tu, giocherina. Quello che è inutile sul serio. Te ci hai beccato in pieno, figlio mio. Ah, dai, non dire così. In realtà, sia Natsuki che Yuri hanno dei compiti abbastanza pesanti. Saresti di grande aiuto se potessi dare una mano a una di loro. Oppure potresti aiutare me. Te ne sarei davvero grata. Ah, beh, ecco, Monica mi sta suggerendo di passare il fine settimana con una delle ragazze del club. Come diavolo reagiranno a un suggerimento del genere? Ah, io suppongo che non mi dispiacerebbe un po' di aiuto. Beh, anche se non sai cucinare, c'è sempre del lavoro sporco che potrei farti fare. Comunque vada, Monica non mi darà di certo altra scelta. E poi non è il caso che tu te ne stia con le mani in mano. Natsuki cerca di borbottare una serie di scuse. Se non ricordo male, Natsuki, hai accennato che preferiresti cucinare da sola. A giocherina potrebbe non piacere essere d'intralcio, per cui
potrebbe essere più adatta ad assistermi con le decorazioni. Aspetta un attimo, non l'ho mai detto. E poi non è mica così difficile preparare un paio di decorazioni. Sembra più che tu stia cercando delle scuse per far sì che Jacqueline... Cosa stai dicendo? Sarà un lavoro estremamente meticoloso. E cucinare non lo è? Cosa pensi che... Ragazze, calmiamoci un momento. Alla fine penso che tocchi a Jacqueline a scegliere in che modo contribuire. Tra l'altro, non ho ancora avuto modo di passare il tempo con me, sapete? Quindi sono sicura che sia interessato a... Avevi espressamente detto che sono sorpresa anch'io. Scusate, era giusto per dire. Accidenti, possiamo risolvere questa faccenda una volta per tutte? Sì, Jacqueline, per te va bene, vero? Alla fine sei tu che devi scegliere. Ah, ma certo. Molto bene, in questo caso mi stanno fissando tutte. Ma è ovvio, andrò con... Accidenti, ragazzi, c'è l'opzione di Sayori. Direi un attimo di salvare, perché non so cosa succede. Non me l'aspettavo, insomma, che ci fosse la scritta Sayori, per cui la nostra priorità ovviamente è lei. Però non so se ci permetterà questo di passare del tempo con lei il fine settimana, per cui se dovessimo comunque alla fine scegliere fra le altre tre, dovremmo scegliere Natsuki. Per cui ora clicco Sayori. Ecco, se proprio devo scegliere preferisco aiutare Sayori. Voglio dire, siamo già vicini di casa e... Ma Monica ha detto che Sayori avrebbe aiutato lei. Maledizione, ci odi davvero così tanto? No! Scusa, non volevo che fosse una scelta così difficile. Basta che pensi al bene del club, ok? Vedete ragazzi, costringono a scegliere qualcun altro che non sia Sayori. E quindi devo scegliere per forza Natsuki, se non sbaglio. Beh, cucinare potrebbe essere divertente e da come ne avete parlato sembra un lavoro impegnativo, quindi potrebbero essere necessarie due persone. Non ti preoccupare, cucinare è divertentissimo, presto te ne accorgerai. Eh? Aspetta un attimo, un minuto fa stavi dicendo che era perché... lasciamo perdere, ok? Bene, comunque, riuscirei a cavartela da sola, giusto, Yuri? Certo, ci sono abituata dopo tutto. Va bene, anche se Yuri sta facendo una melodrammatica, è un po' difficile non sentirsi in colpa. Allora, questo è quanto, giusto? Ci sono altre cose di cui dobbiamo parlare? No, penso sia tutto. Non siete emozionati? Sì, sarà tutto magnifico, tranne l'esibizione. Non penso che conti davvero. E tu che ne dici, Jacqueline? Dici a me? Ah, diciamo che sono curiosa di vedere cosa ne verrà fuori. È un motivo più che valido per quanto mi riguarda. E tu invece, Yuri? Yuri? Ha ancora il broncio. Anche Natsuki inizia a incupirsi. Non è mica... Cioè, non è mica una cosa così grave. Beh, potrebbe non essere solo per via di quello. Penso che Yuri si senta poco apprezzata in generale. Prima abbiamo dovuto pensare apposta a qualcosa da farle fare e poi nessuno si è offerto di aiutarla. Questo non vuol dire che... Oh, Natsuki ci rivolge lo sguardo varie volte con l'aria preoccupata. Allora, Natsuki si avvicina a Yuri e le mette le mani sulle spalle. Yuri, sei quella più ricca di talento qui dentro, dico sul serio. E poi ci aiuterei a rendere questo evento molto più divertente e accogliente. Cioè, anche i cupcake aiuteranno un sacco, ma tu renderai speciale l'atmosfera, il che sarà davvero importante per influenzare ciò che proverà la gente durante le esibizioni. Quindi, smettila di fare la cretina e prenditi qualche merito in più. Natsuki lascia la presa e si gira dall'altra parte. Non dicevi sul serio, vero? Non proprio, ma Yuri non è l'unica a essere sorpresa. Anch'io e Monica siamo sbalorditi dalle parole di Natsuki. Vederla incoraggiare qualcuno non è da lei. Ma inizio a capire. Natsuki stava cercando di imitare Sayori. Anche se non ha funzionato perfettamente, è evidente che ha provato a dire qualcosa che Sayori avrebbe detto in un momento del genere. Perché Sayori aiuta sempre tutti a sorridere e a stare bene con se stessi. Mi scuso per essere stata una stupida. Farò del mio meglio. E tutti noi daremo il massimo per rendere fantastico questo evento. Sì! Sì! Spero di vedervi fare del vostro meglio e con questo per oggi abbiamo finito, quindi penso sia ora di tornarcene a casa. Ok, io resterò qui un po' più a lungo. Oggi non sono riuscita a leggere quasi niente, quindi va bene, non c'è nulla di male. Tutti noi ci prepariamo per andare via. Inizio a seguire Monica e Yuri fuori dalla porta mentre chiacchierano fra di loro. Dove stai andando? Dobbiamo ancora organizzarci per il fine settimana? Una volta giunta a casa avresti scoperto di non avere modo di contattarmi. Oh, è vero. Non ho idea di come mi sia sfuggito. Cavolo, ho fatto bene a fermarti allora. Ti do il mio numero, ok? Faresti meglio non farla sembrare una cosa strana. Perché mai dovrei? Natsuki mi dà il suo numero. D'accordo, verrò da te domenica. Porterò tutti gli ingredienti. Aspetta, verrai a casa mia? Beh sì, che c'è di male? Ecco, pensavo di dover venire io da te, dato che sono io ad aiutarti. Certo, come no? Come se potessi far venire un ragazzo a casa mia. Mio padre mi ucciderebbe. Primo nuovo indizio, ragazzi. Sul serio, è piuttosto severo. Già, come pensi che mi senta? Non posso fare nulla quando mio padre è a casa. Ai ai,
Comunque avevo solo bisogno di sfogarmi per un secondo. Ora ci siamo scambiati i numeri, è tutto quello di cui avevo bisogno. Ti manderò un messaggio quando starò per arrivare. Ci sto, va bene. Ti farò vedere perché mi piace così tanto cucinare, per cui farei meglio a mostrare entusiasmo. Oh? Non avevi detto che mi avresti fatto fare il lavoro sporco? Beh, era solo per dire, non potevo far capire di fronte a tutti che in realtà ci tenevo così tanto. Aspetta, dici sul serio? Beh, più o meno, solo perché non ho mai cucinato in compagnia di qualcuno prima d'ora. Tutto qui allora. Ok, ho capito, scusa per aver reagito a sproposito. Bene, io vado, ci vediamo domenica. Ah, no, niente. Ok, non ci posso credere, Natsuki domenica verrà a casa mia, anche se avrei preferito dare una mano a Sayori. La mia ansia schizza ancora le stelle, ormai credo di essermi abituato a gestirla, ma chissà cosa potrebbe accadere una volta al di fuori delle mura scolastiche. Mi ha perfino detto che non vedeva l'ora. Scuoto la testa, perché mi sento nervoso solo pensiero che Sayori possa scoprirlo? Non proviamo mica quel tipo di sentimenti l'uno per l'altra. E comunque, come ha detto Monica, questa è una faccenda che riguarda il club. Non ho niente di cui preoccuparmi, devo solo rilassarmi e andrà tutto bene. Ok ragazzi, ci si avvicina sempre di più al momento critico, perché ovviamente adesso comunque vedremo, insomma vivremo delle scene con Natsuki, quindi comunque probabilmente scene che rivedremo anche nella route con Natsuki, però il punto ragazzi del good ending è che si devono scoprire tutte le varie scene di ogni ragazza. Ci ricordiamo ragazzi che alla fine nei titoli di coda c'erano delle immagini con le varie ragazze, alcune a colori, alcune in bianco e nero. Quelle in bianco e nero erano appunto le immagini che non avevamo scoperto, e quindi dobbiamo fare in modo di vederle tutte quante. E quindi quella che ci manca con Sayori è quella di quando le confesseremo il nostro amore, e quindi quella sarà l'ultima per Sayori. E purtroppo quella immagine ragazzi si può soltanto vedere quando lei arriva a casa nostra appunto la domenica pomeriggio. È già domenica, mi sento sempre più in ansia per la visita di Natsuki, continua a ripetermi che non c'è ragione di essere nervoso, ma non è molto di aiuto, chissà se si comporterà in modo diverso quando saremo da soli. Nel frattempo mi ha inviato un mucchio di messaggi. Ci siamo inviati nei messaggi a vicenda dopo esserci scambiati i numeri per controllare che fossero corretti, ma poi hanno finito per trasformarsi in una conversazione. In chat sembra quasi che abbia una personalità diversa, usa tantissime emoji e stickers carini. Le piace tanto anche lamentarsi per qualsiasi cosa, ma questo un po' me lo aspettavo. Ma, Natsuki a parte, non sento Sayori da quando l'altro giorno è andata via al club prima del solito. Anche se non ci scriviamo spesso, dentro di me sono un po' preoccupato. E tu sei una grandissima testa di cazzo, perché non ti sei manco premurato di scriverle e di chiedere se stava bene, se andava tutto bene. Ecco perché lo odio, questo deficiente. Tra quello che ha detto Sayori e quello che ha detto Monica, è davvero il caso che io metta da parte i sentimenti di Sayori proprio quando potrebbe avere bisogno di me? Decido di far visita a Sayori prima che Natsuki venga da me. È il momento ragazzi in cui purtroppo Sayori confesserà al nostro amico qual è la sua problematica. Piuttosto che chiederglielo, le ho semplicemente detto sto arrivando, un po' come facevamo in passato. Una volta raggiunta la casa di Sayori busso alla porta prima di entrare. Giocavamo insieme così spesso che oramai è diventata un'abitudine entrare in casa l'uno dell'altra come se fossimo di famiglia. La casa è silenziosa, al primo piano Sayori non c'è, quindi suppongo sia in camera sua. È già strana la parte sua che non corre lì sotto a salutarmi. Mi dirigo verso la sua stanza dove finalmente la trovo. Sayori? Ciao giocherina. Mi siedo. Sayori forza un sorriso, ma è evidente che si comporta in modo diverso dal solito. Restiamo in silenzio per un minuto. È da tanto che non venivi da me, vero? Ah, credo tu abbia ragione. È passato tanto tempo. Non è cambiato poi molto, no? La stanza di Sayori è disordinata, come sempre. Riconosco anche gli stessi peluche e poster attaccati al muro ormai da anni. Se tu venissi più spesso non ci sarebbe un simile casino. Perché finisco sempre per sistemare la stanza al posto tuo? Come mai sei venuto così all'improvviso? Non dovevi vederti con Natsuki oggi? Sì, ma... Aspetta, e tu come lo sai? Quando l'abbiamo deciso Sayori era già andata via. Me l'ha detto Monica. È normale che mi tenga informata sui preparativi del festival, no? Sì, come no. Ah, è vero, ma che mi dici di te? Oggi non avresti dovuto aiutare Monica? Certo, ma mi limito ad aiutarla online. Non avevamo in programma di incontrarci. Ah, quindi siamo solo io e Natsuki a vederci dal vivo. Già. Tra noi cala di nuovo il silenzio. Sayori fissa il vuoto in una direzione a caso. Oggi si comporta in un modo davvero insolito. Arrivo finalmente al punto. Volevo solo sapere come stavi. Dopo che venerdì te ne sei andata. Se c'è qualcosa che non va, non puoi nascondermelo. Ti conosco fin troppo bene. Quindi... Sayori sorride, scuotendo la testa. Non va bene così, giocherina. Perché le cose non possono restare come sono sempre state. È tutta colpa mia.
se non fossi stata così debole da svelare per sbaglio i miei sentimenti, se non avessi fatto quello stupido errore, ora non saresti affatto preoccupato per me. Non saresti venuto qui. E in questo momento non staresti pensando a me. Ma questa non è altro che la mia punizione, vero? Sto ricevendo la mia punizione per essere stata così egoista. Penso che sia per questo motivo che il mondo ha deciso di farti venire qui oggi. Vuole soltanto torturarmi. Sayori, afferrò Sayori per le spalle. Che diavolo stai dicendo? Ma ti senti? So che ti è successo qualcosa. Non ci sono altre spiegazioni. Quindi dimmelo, ti prego. Non mi sentirò tranquillo finché non lo saprò. Sayori mi rivolge un sorriso vuoto. Mi hai messo proprio con le spalle al muro, giocherina. Però, ti sbagli. Non mi è successo nulla. Sono sempre stata così. È solo che ora te ne accorgi per la prima volta. Accorgermi di cosa? Non ti seguo, Sayori. Vuoi proprio farmelo dire, vero, giocherina? Temo di non avere scelta questa volta. Il fatto è che... fa sempre male, raga. Ed è più forte di me, non ci posso fare niente. Soffro di depressione fin da quando ho memoria. Lo sapevi. Perché pensi che faccia tardi a scuola ogni giorno? Perché la maggior parte delle volte non riesco nemmeno a trovare un motivo per alzarmi dal letto. Che motivo ho di fare qualsiasi cosa quando sono pienamente consapevole di quanto io sia inutile? Perché andare a scuola? Perché mangiare? Perché farmi degli amici? Perché far sì che gli altri sprechino le loro energie a prendersi cura di me? Ecco come mi sento. Ed ecco perché l'unica cosa che desidero è che tutti siano felici, senza nessuno che si preoccupi di me. Sono scioccato. Non so neanche come rispondere. Com'è possibile che Sayori me l'abbia nascosto per tutto questo tempo? Nemmeno tu te ne sei mai accorto, testa di cazzo. Desiderava davvero così tanto che non pensassi a lei. Perché, Sayori? Perché non me l'hai mai detto? Mi sembra quasi di essere stato tradito come amico. Perché se l'avessi saputo, avrei fatto qualsiasi cosa per sostenerti. Anche se non c'è granché che io possa fare, mi sarei sforzato un po' di più per rendere migliori le tue giornate. Perché sono tuo amico. Tutto quello che dovevi fare era dirmelo. Non capisci nulla, giocherina. Perché pensi che non te l'abbia detto? Perché se te l'avessi detto avresti sprecato il tuo tempo a prenderti cura di me invece di fare cose più importanti. Non voglio che qualcuno badi a me. Provo sentimenti contrastanti quando le persone provano a interessarsi a me. A volte è bello, ma allo stesso tempo mi sento come se qualcuno mi colpisse in testa con una mazza. Ecco perché ci tenevo così tanto che tu facessi amicizia con le altre. Aiutare gli altri ad essere felici assieme è la miglior cosa per me. Ma poi ho scoperto anche un'altra cosa. Vederti fare amicizia con le altre ragazze del club e avvicinarti a loro mi faceva sentire come se una lancia trapassasse il mio cuore. Quindi, ecco il perché. Ecco perché ho capito che il mondo desidera solo torturarmi. Qualsiasi strada... qualsiasi strada io scelga non conduce altro che al dolore. Hai ragione, non capisco. Non capisco affatto i tuoi sentimenti, Sayori. Ma non ho bisogno di capire. Qualsiasi cosa io possa fare per aiutarti a non soffrire più, la farò. No, giocherina. Non c'è nulla che tu possa fare. Proprio nulla. L'unica cosa che avrebbe potuto aiutarmi era far sì che tutto restasse come sempre è stato. Ma sono stata egoista. Alla fine ti ho mostrato che persona orribile sono. Delle lacrime scorrono giù per il viso di Sayori. Ti ho spinto a unirti al club di letteratura perché sono egoista. E per punizione ho provato un dolore al cuore che non riuscivo a comprendere. E adesso sei venuto qui e ho fatto del male anche a te. Non sono altro che una debole e un egoista. Ecco cosa sono. E per questo motivo accetterò queste punizioni. Perché le merito tutte, fino all'ultimo. Senza pensarci afferro ancora una volta le spalle di Sayori, ma questa volta la avvolgo in un forte abbraccio. Giocherina.
Sayori, non mi importa se pensi di essere egoista. Sono davvero felice che tu mi abbia convinto a entrare nel club. Vederti ogni giorno mi ripaga ampiamente. Fare amicizia con le altre è soltanto un bonus. Ma ti prego, non sottovalutare mai quanto io tenga a te. Non potrebbe essere altrimenti. Giocherina, Sayori non mi sta abbracciando. A differenza delle mie braccia che la stringono, quelle di Sayori restano lungo i suoi fianchi. La sento iniziare a piangere. No. Non farmi questo. Ti prego, non farlo. Giocherina, io. Sayori riesce a malapena a parlare tra un singhiozzo e l'altro. Non so se sto facendo la cosa giusta. Tutto ciò che voglio è che sappia quanto ci tengo a lei. Se hai il coraggio di chiamarti egoista, allora lascia che lo sia anch'io. Costi quel che costi, capirò cos'è che deve cambiare. Farò sparire queste sensazioni. E se c'è qualsiasi cosa che vuoi che io faccia, allora farei meglio a parlarmene. Se non lo fai mi arrabbio. Io non lo so, non lo so, non lo so. Con delicatezza Sayori ricambia finalmente il mio abbraccio. Non so nulla. È tutto così spaventoso. Non capisco affatto i miei sentimenti, giocherina. Riesce sempre a fare male, raga. L'unico momento in cui provo qualcosa è quando provo dolore. Ma i tuoi abbracci sono così caldi e anche questo mi fa davvero paura. Sayori mi lascia andare. Io la lascio andare a mia volta. Il festival è domani, già. Ci divertiremo, vero? Già. Che ne diresti se lo passassimo insieme? È quello che voglio, lo prometto. Penso che sarebbe bello allora. Già. Se riesci a asciugare lacrime dagli occhi. Se solo potessi passare tutto il giorno qui lo farei. Vedi ragazzi, vedete? È una grandissima testa di cazzo. Perché c'è... Una persona ti ha appena confessato una cosa del genere, che tra l'altro ragazzi non è assolutamente facile confessare cose del genere, ti sta dicendo che è depressa sin da quando se ne ricorda e tu dici se potessi passare il giorno con lei lo farei. No, tu lo dovresti passare con lei, coglione. Perché? Perché si doveva vedere con quell'altra e fare le cose con quell'altra. Cioè ragazzi, ma che cazzo di personaggio di cazzo hanno fatto? Fra tutti proprio questo doveva essere il giorno in cui altri impegni. Vabbè ragazzi, io non ho parole, veramente. Forse dovrei cancellare. Sì! Non forse! Non farlo, ti prego, no. Se lo facessi non ti perdonerei, dico sul serio. Tra poco Natsuki verrà a casa mia. Che ne diresti di venire da me a darci una mano? Sarebbe divertente. Con mia grande sorpresa Sayori scuote la testa. Mi dispiace. Non so se sarebbe una buona idea. Lo capisci, no? È un po' difficile per me capirti del tutto, ma farò del mio meglio. Va bene. Non ti preoccupare troppo per me. Ci vediamo domani, ok? Che l'indomani, ragazzi, sappiamo benissimo che cosa succederebbe. D'accordo, non vedo l'ora. Saluto Sayori ed esco da casa sua. Mentre torno a casa mi sento ancora un po' inquieto. Mi è dura continuare a pensarci. Quando sta per arrivare Natsuki, io questo lo odio, ragazzi. Lo odio con tutta me stessa. Credo che Sayori abbia ragione. Non dovrei preoccuparmi troppo. E poi sono sicuro che domani ci divertiremo un sacco insieme. Oddio, mio Dio, mio Dio. Ma che quoziente intellettivo gli hanno dato a questo qua? Vorrei concentrarmi piuttosto su quello che mi aspetta ora. Certo. Ora ti ha appena confessato di essere depressa cronica. Mi preoccupo di un'altra cosa. Tornato a casa aspetto con ansia l'arrivo di Natsuki, ma solo per poco. Dopo pochi minuti infatti mi manda un messaggio dicendo che è fuori dalla porta di casa mia. Senza indugiare apro la porta e la faccio entrare. Oh, ma che carina. Che carina. Come va? Ehi là. Non sapevo cosa aspettarmi, ma vedere Natsuki indossare qualcosa di diverso dall'uniforme scolastica mi scombussola un po'. Vederla indossare vestiti così carini fa sembrare un uniforme del tutto inadatto in confronto. E dai, non renderlo così imbarazzante. Dobbiamo passare tutto il pomeriggio insieme. Quindi vedi di non fare lo strano solo perché non sei abituato a vedermi fuori dalla scuola. Comunque, io entro.
Oh, giustamente vediamo pure un'altra parterra a casa. Vedo che hai portato un sacco di cose. Natsuki ha con sé una grande borsa probabilmente piena di ingredienti per fare i dolci. Beh, non volevo rischiare di venire fin qui per poi scoprire che la tua cucina non ha tutto l'occorrente. Hai comprato quello che ti avevo chiesto, vero? Sì, ho preso tutto. Ieri Natsuki mi aveva chiesto di comprare alcuni ingredienti nel caso non li avessi già a casa. Bene, te lo feci poter fare affidamento su di te. Beh, certo. Mi sorprende sentire Natsuki dire una cosa del genere al posto delle sue solite frecciatine sarcastiche. Che sia un po' diversa quando non è a scuola? Bene, andiamo in cucina. Che c'è, non ti offri nemmeno di aiutarmi a portare questa pesantissima borsa? Dov'è finita la tua ospitalità, giocherina? Ma dai, è da quando sono tenuto a essere un gentiluomo? Prendo la borsa di Natsuki. Ah, è pesantissima! L'ho portata fino a casa tua. Sei sorpreso? Ora capisco. Sì, sono sorpreso, Natsuki. Sembra che io ti sottovaluti sempre. Perché mi vedi così minuta, vero? Idiota. Natsuki mi tira un pugno in petto. Ehi, ehi, la tua altezza non c'entra nulla. Davvero di così tanto essere bassa? Non si tratta di quello. Cioè, a volte mi piace smentire le persone che mi sottovalutano a causa della mia statura. È divertente quando mi dimostro migliore degli altri nonostante la mia altezza. Ma diamine, lasciamo stare. Cosa mi stai facendo dire? Non credere che riuscirei a farmi parlare di cose strane solo perché non siamo a scuola. Iniziamo o no? Ho un sacco di roba da insegnarti. Cosa? Adesso sembri tornata in te. Sei più divertente quando parli con schiettezza, come hai appena fatto. Ehi, ora sì che mi stai trattando come una bambina. Stavo solo cercando di essere un po' più gentile con te. E solo perché non ho un fisico maturo e sexy come quello di Yuri non significa che puoi trattarmi come... Ah, Natsuki mi smette improvvisamente di parlare e diventa tutta rossa. Natsuki, dimentica tutto! Non ho detto niente! Dovrei scusarmi, eh? Apprezzo che tu stia cercando di essere più gentile. Anche io avrei dovuto essere un po' più cortese. Però, se è questo che pensi, allora dovresti sapere che fisici come il tuo piacciono un sacco di ragazzi. Ah, che ne sai tu comunque? Fidati. Disgustoso. Ehi, era riferito a me. E a chi se no? Ma che diavolo? Vediamo di darci una mossa, che è meglio. Quando una ragazza ti dice che sei disgustoso, inizi a fare l'acido. Ho finalmente trovato il tuo punto debole, giocherina. Natsuki mi rivolge un sorriso ambiguo. Ti prego, risparmiami. Beh, se Natsuki decide di dispensarmi altri insulti come quello, non posso fare a meno di controbattere. Ma per ora mi sembra soddisfatta, mentre inizia finalmente a tirare fuori le cose dalla sua borsa in modo da poter iniziare. Mi chiedo, ragazzi, se appunto in queste scene qua, dopo aver dedicato a lei tutte le poesie, i dialoghi saranno diversi. Questa cosa sarà interessante scoprirla, perché appunto ovviamente dovremo fare la sua route e quindi avremo modo comunque di scoprirlo. Ok, non passa molto tempo e l'intera cucina è sotto sopra. Sui banconi della cucina sono sparsi cucchiai, scodelle sporche, farina, buste di plastica e liquidi rovesciati. Il frullatore non è abbastanza grande per fare tutta la pastella in una sola volta, quindi abbiamo dovuto ripetere più volte l'operazione. Nel frattempo Natsuki sta sorvegliando tutti i miei movimenti per essere sicura che non rovini la sua preziosa cottura. Giocherina, dove hai messo il colorante per alimenti? La pastella a breve andrà nel forno, quindi devo riempire i vassoi. Penso sia ancora nella borsa, lì vicino al tavolo. A cosa ti serve? Per colorare la pastella, ovviamente. Farò ogni vassoio di un colore differente. Così facendo tutti possono scegliere il proprio preferito, anche se il sapore non cambia. Ah, un'idea carina. Facciamo una cosa del genere anche con la glassa? Ti va? Ah, lo stai chiedendo a me? In realtà non ho preferenze, quindi... dai, non ci stai mettendo nemmeno un minimo di impegno. Non potresti almeno cercare di divertirti un po'? Ma io mi sto divertendo. Non sono sicuro di cosa Natsuki sta cercando di tirare fuori da me. Nel mentre la vedo separare la pastella in scodelle più piccole e versare alcune gocce di colorante per alimenti in ognuna di esse. Ah, sembra davvero una figata. Vedi? Non è che cucinare significhi semplicemente seguire le istruzioni. La presentazione è il momento in cui puoi divertirti di più, dando sfogo alla tua creatività. Se gli occhi di tutti si illuminano solamente guardando ciò che hai fatto, allora sì che ne valsa la pena. Sono come quelli che hai fatto per il mio arrivo nel club, giusto? Ricordo Natsuki che presentava con fierezza i suoi cupcake a forma di gattino e le espressioni estasiate di Sayori e Monica. Mi chiedo se anche io riuscirò a rendere Natsuki altrettanto fiera. Sì, allora userò il colorante magari. Sembra tu stia iniziando a capire. Prima di iniziare a pasticciare col colorante, assicurati di finire completamente di frullare la glassa. Sì, ci sono quasi. Dato che stavamo usando il frullatore elettrico per la pastella, mi è toccato usare un frullino, una grossa scodella per la glassa. La glassa è ancora tutta grumosa. Ma ci stai almeno provando? Beh sì, solo che ci vorrà un po' più di tempo. Per la miseria, starò qua tutta la notte se continui così. Ecco, guarda. Natsuki prende il frullino mentre usa l'altra mano per inclinare all'indietro la scodella. Devi farle vedere chi comanda.
Dopo alcuni secondi la consistenza della glassa è già migliorata. Visto? Per enfatizzare, Natsuki intinge un dito nella glassa per assaggiarla. Con riluttanza anch'io faccio lo stesso. Ehi! Natsuki mi afferra improvvisamente il polso. Non voglio le tue schifose dita nella mia glassa. La tua glassa, eh? Ti stai dimenticando che ha fatto tutto il lavoro? Passo al contrattacco cercando di avvicinare il mio dito alla scodella. Vuoi che faccia vedere anche a te chi comanda? Perché non ci provi allora? Spingo più forte, abbastanza da far sì che il mio dito arrivi alla glassa. In modo trionfante ne prendo un po' col dito mentre Natsuki mi tira con tutta la sua forza. Ah! Lo strattone che Natsuki mi fa cadere facendo inciampare anche lei a sua volta. Che schifo, mi hai sporcato la faccia! E di chi è la colpa? C'è una grossa goccia di glassa sulla guancia di Natsuki. Cerca di raggiungerla con la lingua ma è troppo lontana. Maledizione, sai cosa? Prendi questo! Natsuki prende la glassa con le dita e cerca di spalmarmela in faccia. Eppa, che situazione! Ti piacerebbe? Sono più veloce, le afferro il polso prima che raggiunga la mia faccia. Natsuki prova ad usare l'altra mano per contrattaccare ma afferro pure quella. Ui, oh mio Dio! Che equivoca è questa cosa? Aiuto! Ah, smettila! Non finché non ti scusi per avermi chiamato disgustoso. Va bene, chiedo scusa per averti chiamato disgustoso. Lo sai che non dicevo sul serio. Solo che è divertente vedere la tua reazione. Tu con me fai sempre così. Dici delle cretinate solo per vedere la mia reazione. Dico sul serio, non dovresti stuzzicare così le ragazze. Ah, tu dici? Se è così allora non dovrei fare nemmeno questo. Prendo il dito di Natsuki e me lo metto in... Va bene, se abbiamo capito che cosa ha fatto. Cosa? L'hai fatto davvero? Natsuki è così sorpresa che non sa nemmeno come arrabbiarsi con me. La sua faccia è diventata tutta rossa. Giocherina, non dovresti fare questo genere di cose a una ragazza, a meno che non ti piaccia sul serio. Che carina che è, oh mio Dio. Che begli occhi viola che ha, oh my god. Lo sai, vero? Che razza di domande mi fa? Com'è che l'atmosfera è cambiata così velocemente? Io... Natsuki mi fissa in silenzio. Faccio caso ai suoi respiri superficiali. Perché inizia a girarmi la testa? All'improvviso iniziano a suonare l'allarme antincendio. Natsuki corre verso il forno. Non si starà mica bruciando qualcosa? Pensavo dovessi ancora metterci dentro i cupcake. Aff! Ecco perché! Mi ho lasciato un vassoio a sporco dentro, idiota! Come ho potuto fare un errore del genere? Avresti dovuto controllare prima di accendere il forno. Non addossarmi le colpe dei tuoi errori, dannazione! Natsuki usa un guanto per tirare fuori il vassoio bruciato. Lo appoggia sui fornelli. Subito dopo l'allarme smette di suonare. Comunque... Ora li metto in forno. Va bene. La tensione prima è già ancora nell'aria. Ma in un momento si è già perso. Guardo Natsuki infornare i vassoi con i cupcake. Successivamente riprendo con riluttanza il frullino e continuo con la glassa come se nulla fosse accaduto. Ah, che buon profumino! I cupcake sono pronti per essere tirati fuori dal forno. Appena Natsuki apre lo sportello, una ventata di profumo dolce e caldo riempie la stanza. Guarda come sono carini! Mi mostra con orgoglio tutti i cupcake colorati diversamente a seconda del vassoio. Avranno un aspetto ancora migliore quando aggiungeremo la glassa. Non c'è bisogno che tu me lo dica. Ho portato la roba per decorare, spero tu riesca a inventarti qualcosa. Ecco, metti la glassa in queste buste. Natsuki mi porge delle buste di plastica. Io ho questi beccucci che le daranno un aspetto soffice e, gradevole. Con questo si possono fare anche dei fiori, ma stavolta credo che non lo useremo. E quest'altra cosa serve? Prendo uno dei beccucci che ha una punta molto più sottile degli altri. Quello lì è veramente sottile, quindi si può usare per fare strisce o altri motivi. Ma è possibile anche usarlo per scrivere qualcosa su una torta. Cose tipo buon compleanno o roba del genere. Ah, capisco, questo mi ha dato un'idea. Beh, è un evento sulla letteratura, giusto? Possiamo legare i cupcake al tema della letteratura scrivendo una parola diversa su ognuno di essi. Sarà divertente vedere le persone scegliere i propri cupcake basandosi sulle parole che preferiscono. Mi aspettavo che mi dicessi qualcosa di davvero stupido, ma in realtà ho avuto un'idea decisamente carina, quindi... Ah, sarà la tua influenza? Cosa vorresti insinuare? Non sono carina. Ma dai, non siamo a scuola, nessuno ti giudica. Non puoi vestirti e comportarti in questo modo senza aspettarti che io pensi che tu sia carina. Ecco, la voce di Natsuki si affievolisce. Vale lo stesso per te. Mi hai detto qualcosa? No, niente, sbrighiamoci e facciamo questa glassa. Natsuki accelera l'operazione e fissa un beccuccio ad ogni busta. C'è ancora un sacco da fare, non dovremmo perdere tempo. Ecco, ti faccio vedere come si fa. Senza nemmeno darmi la possibilità di pensare a ciò che aveva detto prima, Natsuki passa oltre. Mi fa vedere come applicare la glassa, dopodiché ci mettiamo al lavoro.
Quando finalmente abbiamo finito, Natsuki mette tutti i cupcake uno accanto all'altro in modo da ammirare il nostro lavoro. Guarda come sono carini tutti insieme, vero eh? Uffa, vorrei tanto mangiarmene uno. Beh, non c'è nulla che te lo vieti, no? Non ci vedo niente di male. Beh sì, ma mio padre stasera preparerà la cena, quindi non posso rovinarmi l'appetito. Sayori è il tuo esatto opposto, se fosse stata qui probabilmente ora avremmo 10 cupcake in meno. E avrebbe comunque cenato lo stesso. Ma dai, non è una cosa che fa bene alla salute, e comunque quando mio padre cucina devo cercare di mangiare tutto quello che posso. Ad ogni modo, speravo di avere un po' di tempo per leggere un manga, ma devo stare a casa per cena. Ah, di già? È un vero peccato. Colpa tua che sei stato così lento, avresti dovuto pensarci. Bisogna cogliere al volo questo tipo di opportunità. Cavolo, come sempre Natsuki dà la colpa a me. Li puoi portare tu i cupcake domani, no? Se tu e Sayori ve li dividete, dovreste farcela a portarli tutti in una volta sola. Sì, posso farcela, e non ti preoccupare, non gliene farò mangiare nemmeno uno. Magari mi ascoltasse come fa con te. Ah, sì, ripenso alla mia conversazione con Sayori di oggi, mi sono sentito davvero un incapace. È vero che Sayori mi ascolta sempre, ma a quel punto sembrava non fosse più in grado di farlo. Ok, sono pronta. Ottimo lavoro. Anche tu. Ti accompagno all'uscita se vuoi. Ok ragazzi, è il momento della verità. Sta per arrivare Sayori. E così Natsuki sta già per andarsene. Sembra che il pomeriggio sia passato in un batter d'occhio. Piuttosto. Sarò riuscito perlomeno ad avvicinarmi a lei come volevo. Beh, allora vado. Grazie per l'aiuto. Ci vediamo domani. Aspetta Natsuki. Eh? Quello che hai detto prima, che bisogna cogliere al volo questo tipo di opportunità. Le cose non devono per forza andare così. Oggi mi sono divertito. Mi hai mostrato quanto può essere divertente cucinare, proprio come volevi. A parte quello, puoi venire quando vuoi, ok? Penso che se possibile mi piacerebbe passare il tempo con te così come abbiamo fatto oggi. Se vuoi leggere manga o andare da qualche parte... Dici sul serio? Natsuki mi guarda nervosamente come se stesse cercando di nascondere la sua espressione. Sì, voglio passare più tempo con te. Giocherina, pensavo ti interessasse solo finire questo lavoro. Ah, mi dispiace che debba andarmene così presto. Davvero, non era mia intenzione, vorrei davvero restare più a lungo se potessi. Anch'io voglio passare più tempo con te, perciò... Natsuki si avvicina di scatto a me. Aspetta, Natsuki. Natsuki mi guarda negli occhi a pochi centimetri da me. Sento le sue dita afferrare con delicatezza i lati della mia maglietta, come se tentasse di sorreggersi. Le sue guance rosate e i suoi occhi dello stesso colore riempiono il mio campo visivo, insieme alle sue labbra leggermente rischiuse. Che sta succedendo? Non appena sento il suo respiro su di me, inizia a girarmi la testa. È da un po' che lo sento. Natsuki improvvisamente fa un balzo all'indietro. Sayori! Eh? Ok. Ciao, giocherina. Sayori, non stavamo facendo niente. Va tutto bene, giocherina. Sono venuta giusto per salutarvi. Ah, beh, saresti dovuta venire un po' prima. Me ne sto già andando, quindi. Oh, davvero? È un peccato. Beh, sì. Ci vedremo lo stesso domani al festival, quindi non è un problema. Basta che non ti mangi nessun cupcake prima di allora. Allora ci vediamo. Chiaramente agitata, Natsuki si affretta ad andarsene mentre Sayori la saluta. Sayori, pensavo non volessi venire oggi. Ah, beh... Ho provato a restarmene in camera mia, ma la mia immaginazione mi stava facendo brutti scherzi. Quindi sono dovuta venire a vedere con i miei occhi. Vedere cosa? Ma di che stai parlando? Lo sai, quanto ti stavi divertendo con Natsuki. E quanto ti sei avvicinato a lei. Vedere che ti sei fatto delle nuove amiche è una cosa che mi rende davvero felice. E questo è tutto quello che mi importa. Le lacrime iniziano a scorrere lungo il viso di Sayori. E questo è tutto quello che mi importa. Perché mi sento così, giocherina? Dovrei essere contenta per te. Perché sento che il mio cuore è come se si stesse spezzando in due? Fa così male. Fa tutto così male. Sarebbe molto meglio se potessi semplicemente scomparire. Sayori, non dire cose del genere, ma è la verità, giocherina. Se io non fossi qui, non staresti sprecando la tua compassione per me. Non saresti costretto a tollerare il mio egoismo. Monica aveva ragione. Dovrei semplicemente... Monica. Monica aveva ragione su cosa? È stata Monica a... dirle di uccidersi. Secondo me. Sayori, quello che ho detto prima è vero. Non lascerò che le cose continuino così. Tenere a te non è un peso come la tua mente sta cercando di farti credere. È qualcosa che mi fa felice. È qualcosa che non scambierei per null'altro al mondo. Quindi anche se fosse necessaria una vita intera, resterò al tuo fianco finché non proverai più alcun dolore. Ma
Sayori distoglie lo sguardo. Le poggio una mano sulla sua spalla per rassicurarla. Ho paura, giocherina, ho tanta paura. Di cosa hai paura, Sayori? Ho paura. Che tu mi piaccia più di quanto io piaccia a te. Sayori, è vero, non è così. Sono stata debole, ho iniziato ad essere attratta troppo da te. Mi sono fatta tutto questo da sola, giocherina. Mi piaci così tanto che vorrei morire. Ecco come mi sento. E poi... Ora basta, Sayori. Non voglio più farti del male. Faccio scivolare la mia mano lungo il braccio di Sayori e stringo la sua mano nella mia. Ti ricordi quando ti ho detto che so sempre cosa è meglio per te? Ti fidi ancora di me? Senza proferire parola, Sayori annuisce. Anche se non comprendi tutti i tuoi sentimenti, io so di cosa hai più bisogno in questo momento. Ed è proprio quello che ti darò. Ok. E quindi ragazzi, questo è il momento in cui dobbiamo confessarle il nostro amore e quindi penso che ora come ora probabilmente questa cosa la farà felice, però abbiamo visto che lei comunque sente di non meritare il bene degli altri e quindi quello comunque la porterebbe ad uccidersi purtroppo, scena che per adesso ci risparmieremo di vedere per fortuna. Intanto salvo la partita, anche se comunque inutile perché dovremo ricominciare da capo, quindi possiamo finalmente vedere come reagisce al nostro Sayori, ti amo. Ti amo. Questi sono i miei veri sentimenti. Quindi è impossibile che io possa piacerti più di quanto tu piaccia a me. Avrei dovuto accorgermene prima. Ma passare del tempo nel club insieme a tutte voi, fare nuove amicizie e divertirmi con te ogni giorno sono cose che mi hanno aiutato a comprendere che tu sei davvero la persona più importante per me. Ecco perché mi farò carico di tutti i tuoi fardelli. Finché continueremo così ogni giorno, con te al mio fianco, saprò che entrambi saremo felici. Giocherina. Questa è l'ultima cutscene di Sayori. All'improvviso Sayori mi stringe forte tra le sue braccia. Giocherina. Sarà davvero la cosa giusta? Sì. Tengo Sayori tra le mie braccia, tirandola verso di me. Non dovrai lasciarmi mai più. Ti amo, giocherina. Voglio stare con te per sempre, anch'io. Sento la presa di Sayori indebolirsi un po'. Perché? Sayori, dovrei essere felice in questo momento. Ho sempre creduto che questo sarebbe stato il momento più felice della mia vita. Ma allora perché? Anche in un momento come questo, perché queste nuvole cariche di pioggia non vanno via? Non se ne vogliono proprio andare, giocherina. Sayori, va tutto bene. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che le cose migliorino, ma non importa quanto tempo ci vorrà, io sarò con te, passo dopo passo. In questo momento è l'unica cosa che conta. Ok, io mi fido di te. Io e Sayori ci lasciamo andare lentamente. Allora, immagino che questo renda il festival di domani il nostro primo appuntamento, eh? Ma che dici? Non mi va di pensare a queste cose, voglio che tutto resti come sempre stato, anche se adesso siamo... una coppia. Non so se riesco a fare di più ora come ora. È tutto nuovo e spaventoso per me. Capisco. Andremo al passo che più fa il caso tuo. Ehi, giocherina. Sayori mi guarda di nuovo sorridendo tristemente. Anche se sarò molto, molto triste. E questa è la cosa migliore per me, giusto? Non capisco cosa intenda dire. Stai dicendo che tutto questo ti sta facendo sentire triste? Non lo so, non riesco a capire cosa sto provando. Quando hai detto che mi ami, mi sono sentita come se fossi finita in un cespuglio pieno di spine. Ma è questo il motivo per cui voglio fidarmi di te. Tu sai qual è la cosa migliore per me. Sì, proprio così. Te lo prometto. Anche se dico questo, in realtà non mi sono mai sentito così dubbioso nei confronti di Sayori. So che la amo e so che lei ama me. Tuttavia anche io faccio fatica a capire i suoi sentimenti. Anche se posso confortarla, continuo a chiedermi se dovrei fare di più o qualcosa di diverso. So che questi pensieri continueranno ad affliggermi finché le cose non torneranno come prima. Forse è questo che Sayori intende quando dice di non volere che le cose cambino, non lo so. Ma so che le darò tutto quello che ho. Sayori è la persona più importante per me e farò tutto ciò che è in mio potere per ottenere un futuro radioso insieme a lei. Ok ragazzi. Ci siamo. La route di Sayori è finalmente finita. Abbiamo confessato il nostro amore. Io direi di salvare la partita, ma è comunque inutile perché adesso, ragazzi, arrivati a questo preciso momento,
dobbiamo assolutamente ritornare al menu principale e ricominceremo la prossima volta una nuova partita. Non sovrascriverò comunque, penso, i dati di salvataggio con quelli appunto di questa prima route di Sayori, perché ci saranno tanti spazi su cui salvare. Quindi dalla prossima volta, ragazzi, ricominceremo una nuova partita appunto per seguire tutta la route di Natsuki. Quello che mi chiedo, ragazzi, e su cui però mi dovete dare una delucidazione, è se comunque il fatto di aver già fatto la route di Yuri significhi qualcosa. Però ho dei dubbi, perché comunque io il gioco l'avevo tipo resettato, quindi non so se a questo punto delle cose il gioco comunque considera già completa la route di Yuri, perché se così non fosse, dopo la route di Natsuki dovrei seguire di nuovo anche la route di Yuri. Se così dovesse essere, ragazzi, che nel senso, se dovessi essere obbligata a seguire di nuovo la route di Yuri dopo quella di Natsuki, lo farò ovviamente, ragazzi, non registrando. E quando arriverà il momento che al giorno del festival, dopo aver seguito la route di Yuri, dovremo purtroppo assistere alle scene insomma tristi eccetera, comincerò a registrare da lì. Questo ovviamente, ragazzi, poi me lo dovete dire voi, perché non ho appunto ben capito se adesso la route di Yuri si considera completata o no. Quindi, che dire, ragazzi, questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!